Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento l'Xperia Ion, l'ultimo top di gamma della serie Xperia di Sony, presto fiancheggiato anche dal Xperia T. Andiamo a scoprire la confezione classica dei prodotti Sony, ovvero molto sottile e piuttosto grande. Andiamo a aprirla, troviamo quest'altra scatola. Qua abbiamo l'Ion che abbiamo già tolto, poi le cuffie in-ear auricolari, il caricabatterie abbastanza grande che condivide il cavo USB micro USB che troviamo invece qua dentro. Ok, andiamo a metterlo a posto. Qua invece abbiamo l'Ion, nel mentre che ve lo accendo vi descrivo più o meno come è fatto. Ok, allora, una struttura piuttosto solida, abbastanza pesante e abbastanza spesso. Abbiamo infatti un'altezza di 133x68 per 10,6 mm di spessore. Non è proprio uno tra i due, tra gli smartphone Android più leggeri e più ergonomici. Però queste dimensioni sono anche giustificate da comunque dei materiali di assoluto pregio. Come potete vedere, il cellulare si accende in pochi secondi. Vi tolgo solo le scatole. In pochi secondi abbiamo sulla sinistra questo piccolo scomparto con la micro USB e il micro HDMI. Infatti ormai lo sappiamo, quasi tutti gli smartphone Sony hanno questo connettore. Nella parte destra invece abbiamo il bilanciere del volume, il tasto di blocco sblocco del telefono. Parte inferiore invece il tasto dedicato per la fotocamera, che è possibile anche così richiamare direttamente tale funzionalità. Non si vede a prima vista lo scompartimento per la micro SIM, ma questo può essere aperto dall'alto e qua possiamo trovare sia lo slot per la micro SD, molto gradito, sia il carrellino per la micro SIM. Parte posteriore, che invece si distingue un po' da tutti gli altri terminali della serie Xperia, abbiamo questa parte in metallo piuttosto ben fatta, con questa trama in rilievo. Fotocamera da 12 megapixel, molto buona, con LED, flash LED. Non so se riuscite a vedere, ma abbiamo anche qua l'altoparlante di sistema in posizione centrale. Parte frontale piuttosto classica, non abbiamo più la barra in plexiglass che distingueva Xperia come l'S, ma abbiamo un corpo unico. Questo corpo unico è contraddistinto da 4 tasti di sistema soft touch, come potete vedere, che hanno questo piccolo LED luminoso che si accende quando andiamo a premere uno di questi piccolini, molto ben fatti. Andiamo subito a sbloccare il telefono. Abbiamo un piccolo aggiornamento da fare, abbiamo la versione 4.0.4 di Android, purtroppo non abbiamo la SIM in questo momento inserita, quindi WhatsApp ci rompe un po'. Scusate un attimo il telefono. Ve lo vado a spegnere un secondo, ok. Abbiamo la versione 4.0.4, nel 2013 tale telefono dovrebbe essere aggiornato a Jelly Bean. Naturalmente i tempi non sono certi, però siamo sicuri che in futuro questo potrà almeno godere di Android 4.1.
Batteria, vado subito a questo elemento perché Sony ha deciso con i suoi nuovi modelli di non mettere più una batteria rimovibile. Questa è una scelta ormai che quasi tutte le case stanno promuovendo, dovrebbe garantire la diminuzione degli spazi. Purtroppo questo Sony ha comunque uno spessore piuttosto marcato, 10 mm abbondanti non giustificano questa decisione. Batteria da 1900 mAh. Andiamo a vedere il display. Display da 4.6 pollici. Questo smartphone sembra più grande, sembra avere un display più grande per esempio del nostro Galaxy Nexus, ma è proprio la sua forma con angoli più marcati che lo fa sembrare evidentemente più grande. Andiamo ad analizzare la tecnologia del display tramite alcune foto. Andiamo in galleria. Eccola qua. Queste sono alcune foto fatte da noi in macchina. Foto assolutamente buone. Purtroppo abbiamo notato, pur avendo un sensore da 12 megapixel, del rumore, per esempio, soprattutto nelle foto con poca luminosità. Andiamo ad attivare la fotocamera, basta tenere premuto per qualche secondo il tastino, prendiamo il nostro piccolo droide, ok. Come potete vedere la foto è buona, molto dettagliata, però c'è sempre un po' di rumore, non so se riuscite a coglierlo, però abbiamo questa trama sporca catturata dal sensore. Sinceramente ci saremmo aspettati di più da una fotocamera da 12 megapixel. Andiamo un attimo sul browser web, noi abbiamo installato Chrome, ma troviamo un browser già preinstallato, quello standard. Eccolo qua, andiamo su Nexus Lab, c'è già. Adesso siamo sotto connessione Wi-Fi, passiamo alla schermata, richiede sito desktop e vediamo come si comporta in navigazione. Vi dico già subito che il cellulare, ormai è difficile trovare un cellulare che non si, Android che non si comporti bene in navigazione. Come potete vedere molto fluido, sia nello scroll sia nel pinch to zoom. Proviamo ad andare su questa pagina. Ok, come potete vedere anche il doppio tap ci consente di avere il testo messo già in scala a seconda del nostro zoom impostato. Niente da dire, ineccepibile dal punto di vista della navigazione. Altre personalizzazioni le troviamo nel firmware personalizzato da Sony, ma non sono nette. Abbiamo questa per esempio ottima personalizzazione che trovavamo già nelle scorse versioni di Android di Sony. Come potete vedere abbiamo qua tutti i widget presenti nelle varie home con questa animazione morbida. Noi possiamo così decidere di andare in un determinato widget e di essere trasportati nella determinata pagina dove questo è inserito. Altre personalizzazioni, troviamo la radio FM sempre apprezzatissima, a mio modesto vedere. Troviamo anche altre cose come i giochi IA. Questi giochi naturalmente sono disponibili su Google Play Store, ma sarà possibile scaricare delle demo di un'ora circa da utilizzare sullo smartphone. Naturalmente poi sarà meglio passare tramite il Google Play Store sia per i prezzi sia per un punto di vista di longevità, ovvero se cambiate telefono poi ve lo ritroverete anche sull'altro telefono, scaricarlo sempre dalla piattaforma di Google. Abbiamo anche il Track ID, uno Shazam personalizzato, funziona abbastanza bene, alcune canzoni un po' più recenti non le trovo.
Abbiamo anche una buona guida alle impostazioni, un wizard sostituito a quello classico che troviamo in Android. Funziona bene, ci scarica anche subito le impostazioni della rete per gli MMS e per internet. Andiamo sul dialer, dialer molto ben fatto, molto pulito. In più abbiamo anche la ricerca veloce tra i contatti e funziona tutto abbastanza bene. Diciamo che la personalizzazione dell'answer di Sony è sempre stata una delle più leggere e più eleganti. Loro puntano molto a non appesantire il sistema e comunque a portare pochi elementi a schermo. A livello di casse, adesso andiamo magari su un video su YouTube, casse video, l'altoparlante si comporta bene, nella media forse un po' infastidito dalla scocca metallica sul posteriore, non abbiamo un volume altissimo. Andiamo su YouTube, proviamo a vedere un video. Proviamo a vedere il nuovo video di Iron Man, visto che ci siamo. Alziamo al massimo. Andiamo solo un po' più avanti per sentire delle scene con un volume un po' più alto. Ok, il video, il display è dotato, può beneficiare anche della tecnologia, del motore Bravia Engine che migliora considerevolmente i neri. Naturalmente non siamo sempre ai livelli degli AMOLED puri, però questo LCD si comporta veramente bene. Abbiamo tutte queste Xperia, gli Xperia possono beneficiare di tutte delle sincronizzazioni con i social network. Qua abbiamo questo feed e amici che praticamente ci permette di vedere le notifiche tramite questi widget proprietari, notifiche sia di Twitter sia di Facebook. Stessa cosa quindi anche a livello di contatti. Come potete vedere abbiamo anche questo widget molto carino, ci fa vedere come il telefono, pur essendo un dual core da 1.5 GHz, si comporti benissimo. Tagli di storage, intanto che ci siamo, 16 GB o 32 GB. Il prezzo è notevolmente sceso in questi giorni, possiamo trovarlo sui 500 euro, anche qualcosa meno se ci si cerca bene. Altro fattore che vi volevo andare a far vedere, vediamo se riusciamo. Abbiamo il risparmio energetico, cioè tutta questa modalità che ci consente di programmare quello che è il risparmio energetico tramite questa applicazione, ovvero possiamo scegliere a un certo quantitativo di percentuale di batteria di attivare o disattivare diversi servizi, cosa funziona abbastanza bene. Naturalmente troviamo tutte le alternative del caso anche sul Google Play Store. Che dire di questo telefono? Un telefono che ci è piaciuto a metà, ovvero bello, esteticamente bello, ma per quello che offre veramente troppo grande, cioè un bel mattoncino. Si sentono questi spigoli quando si mette in tasca, comunque si ha del fastidio, cioè dei bordi più arrotondati sarebbero molto meglio e sembrerebbe anche più piccolo. Un display da 4.6 pollici che sembra da quasi da 5 pollici, cosa che troviamo alquanto sgradevole. Per il resto il firmware, pur essendo ancora Ice Cream Sandwich, si comporta bene. Abbiamo poche personalizzazioni. Nel mentre finisco non vi ho fatto vedere la tastiera personalizzata, ovvero abbiamo meno tasti del previsto. Funziona bene, però comunque un tasto punto o qualcos'altro ci poteva stare
a livello del a livello della tastiera base, anche se abbiamo i suggerimenti sopra. Un prezzo che forse è ancora un po' alto per quello che offre, fotocamera che funziona bene, non bene quanto ci si aspetta da un 12 megapixel. Alcune scelte di design appunto che stonano un po', per il resto un buon telefono che non so quanto possa avere seguito. Speriamo che presto il prezzo scenda sui 450 euro, e forse lì si riuscirà ad avere un po' di successo per questo smartphone di Sony. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.